Elia, ti chiamavo. Senti, sì. Ti chiamavo perché fai sì. Se vuoi faccio la voce caruccia, quella tranquilla, No, no? Quella cosa allora io ho cattiva. due domande da farti. La prima domanda è la seguente: perché l'umanità, quasi tutta l'umanità, salvo lo 0,1%, non riesce più a fare progetti a lungo raggio, a lunga gittata, ma tutto a breve scadenza? Perché non ci sono più le condizioni e perché ormai la considera tutto sommato, una cosa normale. E perché ha troppi problemi quotidiani per fare un progetto. Molte volte si fa fatica a sapere anche cosa si farà domani, perché poi gli avvenimenti, i problemi si susseguono. Prima nell'arco di una vita mi ricordo veramente quando avevo qualche anno in meno, anche 15 anni fa. Risolvevi un problema, dopo il prossimo problema magari si presentava, che so, dopo un po' di tempo. Adesso sono a raffica. Nell'arco di una giornata ce ne sono tantissimi. Quindi, perché stiamo arrivando praticamente proprio là, all'imbocco dell'imbuto, quando abbiamo preso quell'imbocco poi scenderemo più del tutto, eccetera, eccetera. Tu dici, Questo sono veramente. cambiate le condizioni, Sono cambiate ma le queste condizioni, sì. condizioni, come siamo arrivati a queste condizioni? Di chi è la colpa di queste condizioni? Ti devo dire le cose carine, quelle che No, 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 ottengono trattami pure male, consenso, non ti preoccupare, no, vai. quelle che ottengono consenso, quelle che insomma sono un po' buoniste, quelle che vogliamo dare la Ma responsabilità ce l'hai nostra. una laurea per dirmi queste cose o no? Io sì, c'è una laurea per dirti queste cose. Io ogni tanto mi autoconcedo una laurea, no? Che quella che mi hanno dato ufficialmente. Non mi ha molto soddisfatto perché io mi sono preso una laurea, ma mi sono accorto dopo che la materia in cui ero laureato, in realtà, cioè, per me era quasi, quasi una sconosciuta dal punto di vista pratico. Dal punto di vista teorico, no, io Ma incantava, ci credo che lo tengo a sia per dire che mi molte sono laureato. specializzazioni, credo che lo No, sia mi per sono molte. laureato. Cioè, io mi sono laureato in 3 anni e 3 mesi, cioè, realmente, quando mi sono messo a studiare sul serio, ho perso qualche mese. Perché stavo al paese, quando poi sono andato a Roma, mi sono messo a studiare 3 anni e 3 mesi. I libretti universitari sono là, facevo esami a raffica, perché ero affascinato, affascinato, affascinato dalla legge. Io la vedevo come una roba che effettivamente che dà certezza. Che bello sapere che ci sono delle cose chiare e che qualcuno le fa rispettare. Affascinato proprio. Poi ho scoperto che vabbè, il mondo è di un altro tipo, ma dicevamo prima. Ma le regole, le leggi e le regole aiutano la libertà o vincolano l'uomo invece, secondo te? Ma guarda, dipende dallo scopo reale che si prefiggono, perché l'uomo ha bisogno in qualche modo di avere delle regole, dai, di avere dei principi che condivide, di avere dei valori che condivide, o anche una meta che condivide. Altra roba è fare delle leggi che apparentemente, come dire, servono alla collettività. Ma che in realtà servono a pochi per ingabbiare, Quindi tu sfruttare mi il dici resto. la legge ci vuole, ma la legge deve essere anche fatta bene, perché ci possono essere anche fatte male. No, beh, no, no, guarda, io dico ancora di più, è l'intenzione vera con la quale si fa una legge che è importante. E poi soprattutto come questa legge viene applicata, Ci capisci? potrebbe essere una legge buona interpretata male e viceversa una legge fatta male ma interpretata bene, ci dipende anche dal giudice, può succedere questo. Ma certamente può succedere anche questo, ma tieni conto che noi abbiamo una Costituzione alla quale le leggi si dovrebbero riformare, cioè non dovrebbero andare contro i principi costituzionali. Invece c'è una Costituzione, lasciamo stare, la chiamano quella formale, no? Perché quella sostanziale in realtà non sarebbe stata mai applicata a questo paese, ma invece no, invece la Costituzione la tirano fuori per, come dire, sbandierata, per dire che tutto sommato noi siamo uno Stato democratico che ha una Costituzione, salvo poi calpestarla tutti i giorni, ma questo non solo la Costituzione, ma vengono fatte leggi anche ordinarie in violazione di quella Costituzione. Quindi noi non siamo in un paese di diritto, assolutamente non siamo in un paese di diritto, noi siamo in un paese che il diritto lo calpesta tutti i santi giorni e viene calpestato non solo dal legislatore. Ma anche nei tribunali,
Capisci? Quindi, e oltretutto con il coro. Un spacimento e una decadenza, insomma, di tutte le istituzioni. Esatto, esatto, c'è tutta una. Ma lo dicevo, vabbè, qua non è inutile che stiamo a dire che lo Stato praticamente non esiste per come noi lo immaginiamo, per come alla gente viene presentato. Esiste un'altra cosa, esiste un mostro. Tu immagini un grande mostro che però in fronte c'è scritto Stato. Quindi io mi devo fidare di quello che c'è scritto dietro il mostro, oppure il mostro che l'ha scritto dico che è. Anche perché questo ente giuridico dovrebbe servire per la tutela della collettività, invece ultimamente sembra che si stia accanendo contro la collettività. Ma Giuseppe, in realtà che questi stati moderni non ce l'hanno venduto in un certo modo, ma sono già nati già con degli scopi diversi rispetto a quelli che ci sono stati decantati. Questo Stato moderno ha un altro scopo. La democrazia, secondo te, no? È uno strumento proprio per tenere frazionato il popolo? E quindi non dare a un'unica forza politica un giusto potere? Per no, poi... no, ma non è solo questo. Non è solo questo. In realtà, se io ti bastone basta... se ti bastone basta, tu prima o poi ti ripeti, ma se io dico che ti bastono nell'interesse collettivo, e gli do un nome, che ne so, una bastonatura evolutiva, o una bastonatura per benessere, o una bastonatura per, probabilmente tu piglierai quello che da toste e poi ti guardi intorno e ci sono quelli che dicono no, ma guarda ti sta bastonando perché in realtà questo ti fa bene. A un certo punto, cazzo, cominci veramente a crederci. Capisci? Cioè noi siamo bastonati, ma tutto sommato tanta gente crede che effettivamente questo ci faccia bene. Cioè crede più all'informazione che gli arriva su che cos'è quella bastonatura che non al dolore che avverte. Capisci? Senti una cosa. Tu spesso mi hai parlato di certificato di intelligenza, no? Sì. Allora, intanto voglio dire, noi di laureati che sono peggio degli asini, ne abbiamo tanti. Se vuoi posso farti qualche esempio. Noi abbiamo avuto un presidente del Consiglio laureato, professore alla Bocconi, che non conosceva neanche il moltiplicatore di Keynes. Quindi tutto il suo, sapeva, la sua laurea, tutti i titoli artisonanti, eccetera, dovrebbero dire questo è un detenuto, un venduto, non c'è possibilità. Abbiamo fior di errori negli ospedali, dappertutto, abbiamo giudici, cioè persone laureate che hanno superato un concorso, che non lo so, o non conoscono la legge, o non conoscono, non lo so, ma che fanno delle vaccate. Abbiamo fior di commercialisti, che l'unica cosa che ti sanno dire è devi pagare tot di tasse, ma non capiscono il sistema in cui viviamo. Allora, a un certo punto, come fa la laurea ad essere un attestato di intelligenza? La laurea attesta che tu, forse, bene o male, al tempo in cui hai sostenuto quell'esame, qualcosa te la ricordavi. Non è detto che tu l'hai capito, perché intorno al tavolo io ti posso ripetere delle parole, ma non ho capito un accidente di quello che dico. E infatti la maggior parte degli studenti, non per loro responsabilità, studiano a memoria. Ecco perché lo studio è anche pesante, perché memorizzare. Quando parli con qualcuno, gli dici quell'esame, oppure anche materie che noi facevamo alle medie, alle superiori, quanta gente se li ricorda? E in realtà tu devi dimostrare che solo nel momento in cui come dire, sei interrogato, ti ricordi quelle cose, ma dopo vengono cancellate, assolutamente cancellate. Non è detto che te l'abbia compreso, perché tra il ricordare e l'aver compreso c'è una differenza enorme. Quindi la laurea che cosa attesta? Attesta che per il sistema è riuscito a metterti in testa un po' di robe che voleva metterti, ma sono tutte così, sono anche delle cose utili, ci mancherebbe altro. Quindi una laurea significa che sei abile e arruolato per servire questo sistema. Nulla a che fare con l'intelligenza, capisci? Allora, io sono laureato in che cosa? La formazione del pensiero non venga, cioè tu stai dicendo questo tipo di istruzione tende a creare delle persone che immagazzinano dati. Però certo. Poi però, per quanto riguarda processi di formazione del pensiero o di elaborazione dei contenuti,
c'è molta carenza in questo senso. No, ma c'è anche, allora, dico ancora un'altra cosa, Giuseppe, quando uno mi sa ripetere qualcosa, non è detto che quello che ripete abbia un peso di apprezzo. Quanta gente, cioè, tu chiedi a, anche a uno studente di giurisprudenza alcune nozioni per esaminare, ed ecco quello, la Costituzione, gli articoli della Costituzione, eccetera, eccetera, ma che cosa ci ha capito realmente? Tutto questo viene fatto di proposito, lo studio a memoria delle cose, capisci? E noi ci si chiede la memoria, di avere memoria, di ricordare, ma il ricordare non è garanzia che tu l'abbia compreso, e questo è uno. Secondo, io in questo momento sono affacciato alla finestra, c'è un cielo totalmente ricoperto, totalmente, c'è questa roba biancastra e grigiastra. Ieri e stamattina sono passati tanti di quegli aerei, ma non sono superiori a 8.000 metri, si capisce in maniera chiara, si incrociano, sono volte, vorrei vedere se aerei commerciali, se queste sono volte di aerei commerciali, e tutto questo flusso, dove va tutta questa gente? Capisci? Dove va? Perché non ci fanno vedere quali sono le rotte commerciali? Che tipo di aerei sono? Perché le istituzioni non rispondono e ci mandano dietro questi quattro dementi pidocchi di troll? Perché le stanno pagando sempre di più. E ti vengono a chiedere, scusi, ma lei che cosa è laureato? Io sono laureato in questo momento in informazione verso gli italiani. Loro sono laureati in, che ne so io, non lo so, sono dei venduti, sono laureati nel ficcare il coltello nella schiena degli italiani. Io vorrei vedere quando vanno in giro, guardano la gente in faccia, quando guardano i bambini, capisci? Si sono venduti per cosa? Per quante centinaia di euro? Ma gli hanno dato un posto forse, ma questa gente che fa queste robe gli danno un posto di merda. Perché se fossero validi non farebbero queste cose, capisci? E a me vengono a chiedere in cosa sei laureato. Io ho studiato le scie chimiche, come ho studiato altre cose, come ho studiato anche il signoraggio, certo, e devo essere laureato per capire quelle cose. Perché non mi chiedono quanti libri ho letto, di chi? Perché sul signoraggio, su queste altre cose, non mi chiedono quanti libri hai letto e se li hai capiti? Io li ho letti e li ho capiti, ma non solo. Quindi su questo certificato di intelligenza non viene rilasciato dalle istituzioni? Assolutamente, Giuseppe, assolutamente, non viene dato. Ma voglio dire, io non sto dicendo che c'è gente laureata in gamba, ma non è la maggioranza, quindi anche quella persona ce l'ha dentro qualcosa di suo, è tua quella brillantezza, quel farti le domande. Perché la vera intelligenza è farsi le domande, saper osservare, mettere insieme tanti casi per avere la visione d'insieme. Questa è l'intelligenza, non sono informazioni frammentate, nozioni ingerite come pillole o come il pastiglie, non è quella l'intelligenza. Ah, vedi, il popolo italiano che sostanzialmente nasce suddito, no? Il sud Italia era suddito del Regno Borbone. Il Nord Italia è figlio delle province, delle repubbliche marinare, delle insomma di queste città-stato, ma in ogni caso sono tutti sudditi. E questa sudditanza... Ricordiamo che la Repubblica di Venezia, Giuseppe, scusa, la Repubblica di Venezia non era democratica, assolutamente. Quanti secoli durò? Era democratica. No, ma era la domanda che ti facevo prima, no? La democrazia probabilmente è quello strumento che ti fa sentire libero, ma poi non riesce a far aggregare una nazione con una soglia che superi il 35-40%, parliamoci chiaro. Quindi un popolo non sarà mai sovrano con la democrazia, perché la democrazia è uno strumento, una minoranza. Perché la democrazia è uno strumento che proprio... serve a non far aggregare più del 40%. 40%. E mi pare che la democrazia diretta sia la stessa cosa. Ma credo anche peggio. Credo anche peggio. Sì, no, certo, perché illude ancora di più, quindi credo, e ti fa perdere peggio. Tempo ancora di più, certo. Credo anche peggio, per tutta una serie di motivi, di cui alcuni ne abbiamo anche già parlato. Ma soprattutto perché ti dà l'illusione
di sovranità, no? L'illusione di partecipare direttamente alla scelta, esatto. Ma senza poi essere consapevole, perché inevitabilmente tu poi non potrai esercitare il tuo voto se non ti sei sufficientemente informato su un argomento. Andrai per emulazione, andrai per imposizione, andrai per favoritismo, certo. Andrai certo. Perché il gruppo, tutto il gruppo dice così, e per l'esperimento di Asch ti conformerai, quindi andrai per conformismo, è tutta una serie di... Io sfido a prendere il gruppo anche più evoluto, tipo quello Grillo, e dire e chiedere a loro, ma però, il gruppo più evoluto non è quello di Grillo, perché non no, è un gruppo evoluto, quindi, lasciami, se parliamo di gruppi insomma, è un po' il mio lavoro, quindi un gruppo maturo, anzi lasciami passare, lasciami, ti prego, lasciami passare l'espressione, prendiamo anche quel volume, consideriamolo, ok, diamo per assunto che è un gruppo maturo. Io chiedo a tutti loro perché hanno votato perché hanno votato Prodi come presidente, no? Singolarmente, non in gruppo, perché in gruppo c'è sempre il problema del conformismo, singolarmente, perché hai votato Prodi? E io sono quasi certo che uscirà fuori perché l'ha votato il mio amico, perché... No, ma avevano fatto anche il nome della Bonino. Ma no, ma se ne salvava uno o due, si salvava in Cosimato, credo. Hanno appoggiato la legge contro il antirevisionismo. Stanno sostenendo quella grande vaccata che è l'omofobia. Il problema è che probabilmente è un gruppo in evoluzione. Io cerco di essere sempre l'ottimista del gruppo, insomma, tra me e te. Cioè, probabilmente è un gruppo in evoluzione. No, allora se tu vuoi dire che tu sei un ottimista, io pessimista, non mi sta bene. No. Io sono quello che voglio lasciare una porta aperta. Bene, lasciala. Io l'ho aperta per tanto tempo, ho visto che quello che arrivava erano spipperi e roba mica tanto positiva, e ho deciso di chiuderla, capisci? La porta l'ho aperta, l'ho tenuta aperta per tanto tempo. Voglio dire, possiamo dargli per buono che sono un gruppo in evoluzione, perché del resto per forza allora, è un gruppo in evoluzione. Allora, no? Noi ci dobbiamo capire. Ma io non volevo comunque perché entrare nel gruppo. No, ma solo un attimo, perché anche Armando stamattina, così stranamente, ha fatto questa confusione. Se tu vai a pigliare i miei video fatti sul Movimento 5 Stelle, io dico chiaramente che all'interno del Movimento 5 Stelle ci sono delle persone in gamba, dico anche che non è la maggioranza, cioè che hanno capito questo intento, che ragionano con la loro testa, non è certamente la maggioranza, e queste persone prima o poi saranno costrette, se vogliono realizzare qualcosa e se sono coerenti con le loro idee, saranno costrette a uscire da quel movimento. Stop, non sto dicendo che non ce n'è, sto dicendo solo che a mio avviso stanno perdendo tempo, tutto qua. Perché? Perché la cosiddetta democrazia diretta in gabbia, perché la maggioranza non è informata, appena viene fuori qualcuno che magari, che so, tira fuori qualche idea un po' diversa, li vuole portare a far capire determinate cose, si ritrova isolato. Mm-hmm. E così, ma i gruppi sono un'arma. Ma guarda, io ti posso dire una cosa, è chiaro. La democrazia esiste un movimento in Italia a cui io mi sono iscritto oppure partecipato, ma proprio per vedere i meccanismi di come funzionava Democrazia Diretta, che era stata fondata da Pino Strano e da Giovanni Sandi, anzi i primi tempi c'era pure Orazio Fergnani. Ho partecipato a uno di questi incontri ad Alessandria, Orazio, lo sai com'è, no? Le ha fanculate dopo un incontro, io invece ho resistito un paio, e dopodiché mi sono reso conto che anche il gestore, no, della macchina Democrazia Diretta, alla fine gli altri avevano 5 minuti di tempo ciascuno per parlare, lui però ognuno che parlava 5 minuti gli faceva il commento, è chiaro che già c'era qualcosa che non tornava, no? Poi la cosa più strana che io vorrei far notare quando si esercita la democrazia diretta è: chi è che stabilisce l'ordine del giorno? Gli argomenti che vengono inseriti nell'ordine del giorno sono veramente scelti con votazione, oppure la scaletta è già preordinata con la finta che alla fine si lascia una voce varia ed eventuali, ma in effetti i primi punti sono già impostati?
Perché, voglio dire, chi conosce le dinamiche di gruppo sa perfettamente che come si fa a veicolare un gruppo, voglio dire, solo i polli non conoscono le... Voglia. Ma poi come faceva notare giustamente qualcuno, che vuol dire uno vale uno? Uno che conduce un gruppo sicuramente non vale quanto gli altri, non vale quanto gli altri per tantissime ragioni, ma anche i vertici stessi del movimento non valgono quanto gli altri, un deputato, un senatore non vale quanto gli altri, cioè questo uno vale uno, ma che vuol dire? È uno slogan da solo, da questo slogan, tu capisci, e nessuno deve rimanere indietro, cosa vuol dire? Io devo creare le condizioni, ma se aspetto quelli che rimangono tutti indietro, ci devono mettere dell'oro, mi frenano anche me. Perché frenano anche me, capisci? Per una legge sociale, il gruppo, la cultura bassa ti tira giù, anche i migliori. Infatti, è una legge vecchissima, voglio dire. Cioè, nessuno deve rimanere indietro. Tu immagini che noi dobbiamo andare tutti quanti in una certa direzione, e ma poi si è allenato. È un po' il discorso che si fa nelle scuole, no? Spesso tu hai uno, due, tre elementi eccellenti che tecnicamente tu dovresti tirar fuori da quella classe, certo, e fargli fare un percorso diverso, perché se quelli riescono a fare 2 anni in uno, 3 anni in uno, perché hanno capacità intellettive superiori, invece no, sono costretti a livellarsi. Li devi frustrare, li devi motivare, a livellarsi, sono costretti a livellarsi al livello più basso della classe. Diciamo, non è proprio il più basso, per essere seri e concreti, no? Però sicuramente vengono tirati verso il basso. No, ma voglio tornare, adesso torniamo un attimo, parentesi, noi facciamo le parentesi, non si capisce niente, ma non importa. Vabbè, mica li può fare solo le estemporanee, sono delle cose estemporanee. No, tu dicevi perché la gente non pianeta, cosa vuoi pianificare? No, non riesce più a fare progetti a lunga gittata. Ma come fai a fare progetti? Cioè, sulla base di che cosa? Una volta una qualche certezza, perché tu per fare progetti devi avere qualche certezza, poi ci sono anche le incertezze, perché la vita fa parte, comunque la vita è tutto sommato composta anche da incertezze, ma se è tutto incerto, come fai? Cioè, quello che non sa se la sua azienda esiste o meno, non sa se quel cliente lo pagherà, quell'altro che sono i negozi non sa che cosa, e quell'altro che lavora non sa se lo licenzieranno oppure no, se mancherà il posto di lavoro, e quell'altro non sa che hanno promesso che è disoccupato, forse gli daranno, non lo so, vive quei genitori che sono pensionati, ma se uno di loro ci lascia le penne è la merda totale. Cioè, e poi mica solo a questo livello, perché non è solamente una questione economica, finanziaria, eccetera. Qua ci sono una serie di altri problemi che nessuno ci dice, gente scoraggiata, gente frustrata, depressa, conflitti per ragioni economiche, sentimentali. A proposito di questo, 2 giorni fa avevo intervistato Fabrizio Belloni, no? Che sosteneva che il male assoluto è la democrazia, insomma. E come dargli torto queste volte? E a un certo punto gli ho detto, sì, ma... Visto che tutta l'Italia è in decadimento, ogni riferimento è in decadimento, cosa è rimasto in Italia a cui potesse aggrappare? Ah, mi ha risposto, il corpo degli alpini e l'arma dei carabinieri. Ora, visto ieri che un l'arma dei carabinieri mica tanto, saranno molto neanche quella. No, non solo, ma ieri, girata notizia di quella donna medico a cui va il nostro onore e la nostra gloria, che poverina si è fermata per, non so se l'hai seguito, si è fermata per soccorrere un indiano a terra, una persona dell'India, insomma, e praticamente è tornato un altro con la macchina, l'altra volta l'ha ammazzata. E quindi onore e gloria a un medico che fa il suo dovere e rispetta il giuramento di Icaro. Ippocrate, perché ce l'ho con Icaro io non lo so, forse perché tu... Poi lo hanno stravolto per altre cose. Ma no, ma forse perché tutto si sta sciogliendo al sole, ecco perché c'ho Icaro in testa. Vabbè. Comunque, dice, è arrivata una macchina da volante dei carabinieri, un carabiniere di questo, a un'altra soccorritrice, non so se polacca o che cosa, gli ha rubato la borsetta dove c'era la carta di credito, si è andato a prendere i soldi e si è andati a giocare. Vedi come tutto il contesto... Allora, tu c'hai un corpo dell'arma che non riesce più a selezionare i propri cadetti, i propri carabinieri.
Non solo, questo qui è malato di gioco perché è andato a giocarseli, quindi è lo Stato che con queste slot machine sta inducendo alla prostituzione, non il cittadino semplice, uno dell'arma. Io sinceramente Ma uno dell'arma è anche lui un cittadino che con quello che guadagna probabilmente non riesce neanche lui a stare davanti, inoltre stando là dentro ne vedrà di tutti i colori, che la legge è calpestata completamente, magari si sarà fatto un'idea su qual è le attività prevalenti che loro devono svolgere, come hanno tirato i remi in barca, avendo orari d'ufficio, mica ufficio, devi tornare, venga a quell'ora, cioè io ho altri ricordi di quando ero ragazzo, un paese piccolo, mi ricordo, giocavamo a pallone, ogni tanto i carabinieri si fermavano, dai ragazzi, vedete di non giocare così, magari passa qualche macchina, cioè era come il medico di famiglia, una volta ero muore solo a vederli, sì è vero, cioè, ma non perché ti facevano qualcosa, perché c'era un'autorità a cui tu davi anche, come dire, credibilità, perché tutto sommato ti dicevano delle cose giuste, non c'era questa, in un paese, poi altrove non lo so sinceramente, ma c'era questa vicinanza anche alle famiglie, ci parlavano, capisci? Oggi tu non parli più. No, ma quando fu, diciamo che il corpo dell'arma è antecedente, insomma, viene dal Regno d'Italia. Lo so. Prima ogni paese aveva una caserma dei carabinieri, come ogni paese poi doveva avere un ufficio postale di proprietà delle poste, ma era un'altra logica dello Stato, era proprio un'altra, era uno Stato che era lo Stato, con tutti i difetti che poteva avere, era uno Stato che era uno Stato. Non c'era nemmeno il filo spinato o altre cose, oppure con scritte limiti invalicabili e roba del genere, mi ricordo, era un appartamento più o meno dove c'erano i carabinieri, si andava e suonava a qualsiasi ora, c'era bisogno di qualsiasi cosa, questi, e tutto qua. Giravano perché giravano per il paese, ma non con l'intenzione di fare chissà che cosa. Assolutamente, volevano essere anche, come dire, accettati sotto certi aspetti della popolazione, non essere visti come coloro che come dire, che commettono soprusi, oppure come quelli che sono estremamente severi. No, noi siamo vicini, certamente dobbiamo tutelare in qualche modo la legge, ma insomma, non è che lo facciamo contro di voi. Ma era molto chiaro per me questa immagine. Oggi invece mi pare sia tutt'altro, anche in piccoli paesi c'è un distacco della Madonna. Anche avrei qualche storia da raccontare, ma non è il momento. No, l'ultima domanda. Perché non ci si riesce ad aggregare, non si riesce ad organizzarci? Per tante ragioni, perché innanzitutto dovremmo fare un inventario. Fare un inventario. Tra movimento e associazione, farlo a livello territoriale, vedere ciascuno che cosa si prefigge come prima, seconda, terza rivendicazione. Dopodiché in questi cominciare a capire chi è veramente, come dire, autentico, chi invece è stato messo là per depistare. Bisogna fare un inventario, perché tutti quelli che si dichiarano contro il sistema non sono mica in realtà contro il sistema, e aumenteranno sempre di più. Adesso mi hai fatto venire una domanda. Ragazzi, come stanno le cose? C'è qualcuno che tiene lontani, spaccati, che lavora per non far aggregare, e poi ci vorrebbero dei mezzi, e poi ci vorrebbero due o tre idee forti, e poi ci dovrebbe essere un governo ombra, un bel governo ombra. Se non si arriva a un governo ombra serio, non facciamo niente. I nomi ci sono, c'è gente in gamba. Però prima un repulisti, perché tra movimenti e associazioni non c'è del poco pulito c'è. Lo capisci quando sono sempre a dondolo, no? Tante parole, convegni, puttanate, eccetera, ma sempre gli stessi, e poi non si muove mai niente. Sembra che bisogna fare chissà che cosa, ma poi... A livello strategico, secondo te, bisogna puntare in maniera dura a una sovranità secca dello Stato? Oppure per incominciare si possono intraprendere azioni meno invasive per questo sistema che, insomma, se si accorge che gli vogliamo spodestare di colpo, può essere, domanda, agisce in maniera feroce. La domanda richiederebbe sapere esattamente quanto tempo abbiamo a disposizione. Siccome noi non sappiamo pochi secondi, no, vai avanti finché... Non come telefonata, affinché questi vanno avanti con tutta una serie di altre robe che le vediamo avanzare sempre di più. Alcune non le diciamo perché sono veramente terribili. Quindi quanto tempo abbiamo? Se ho tempo, 3 anni, vabbè, allora
4 anni, allora magari cominciamo con delle, a mettere delle fondamenta solide, non devono essere provvisorie, perché qualsiasi, capisci, noi abbiamo tanto da fare e andiamo a mettere qualcosa di provvisorio, no, mettiamo di qualcosa di solido, se invece il tempo è poco, allora bisogna pensare. Io te ne dico una. Giuseppe, detto, è arrivato il momento di rischiare, e non è qua, non possiamo pensare di ottenere della roba in modo caruccio, facendo i bonifici. Ti posso fare una domanda, okay. No? Anche se un po' stupida, brutale, però allora questi parassiti vivono succhiando sulla moneta, allora si paventano con più o meno, non solo sulla moneta, non solo sulla moneta, vabbè, però diciamo che loro vivono sulla moneta, ti hanno programmato che devi usare la moneta per fare qualsiasi cosa della tua vita, tu devi fare ti vuoi formare, vuoi mangiare, vuoi lavarti, vuoi meglio usare elettronica, vuoi campare, vuoi mangiare, vuoi amare, devi usare la moneta, appunto, la tua vita è monetizzata al 99%. Certo. Quindi tu, allora, per far morire un parassita, certe volte devi uccidere la vittima, no? Allora io dico, naturalmente stiamo parlando di utopia, se provassimo a immaginare un mondo senza moneta, allora sai che c'è, tu vuoi parassitarmi con la moneta, io la moneta non la utilizzo più. Ok, utilizzo un altro sistema, perché loro per questo hanno voluto il monopolio assoluto della moneta e forme simili, ma c'è una logica diversa di potere, una logica diversa di scambiarsi beni e ricchezze senza passare per la moneta? Perché secondo me quella, per quanto utopistica, è una strada giusta, no? Sì, la trovo molto utopistica, sai perché? Perché questo può essere fatto in un piccolo gruppo, in piccola comunità, ma quando tu hai fatto in modo che le persone avessero sempre più dipendenze, perché noi in realtà abbiamo sempre più dipendenze, loro decidono di che cosa hai bisogno, una volta che lo mettono in testa, perché se loro hanno tutto in testa, e una volta che tu ce l'hai non ne sai più fare a meno. Tu pensi di avere, se ti si scarica la batteria del cellulare, oppure non ti va il cellulare, vedi la reazione anche emotiva che hai. Cioè noi ci siamo creati una serie di schiavitù e non sappiamo rinunciare a queste schiavitù, dobbiamo essere costretti a rinunciare, perché se no, come dire, volontariamente, non lo facciamo. Però sono anche forti in questo, sanno che l'essere umano non rinuncia, deve essere costretto. Quindi mi pare questa un'ipotesi abbastanza utopica, a meno che non si è costretti, ma deliberatamente no. Secondo, senza moneta, no. Ma tutte queste piccole comunità che stanno crescendo, che ritornano alla terra, gli orti sovrani, non vedi che potrebbe essere anche un cammino dal basso verso questo tipo di consapevolezza? Giuseppe, allora, a un certo punto uno può dire, qua non c'è un cavolo da fare, il sistema è questo, è difficile abbattere, anzi come siamo messi sembra quasi impossibile, io prendo atto di questa situazione, mi ritiro, mi faccio la mia vita, ciao e buonanotte. Quindi sotto certi aspetti non lo so, se è una forma di intelligenza o è una forma di rinuncia poi nei fatti, però pensare di cambiare questa società con queste forme di dice, no, secondo me, a mio avviso no, non lo si fa, ci vogliono secoli e noi ce l'abbiamo secoli a disposizione. Capisci? Se la cosa comincia a funzionare, questi faranno leggine, cominceranno a impedirti di tutto, ormai quello lì. Già, il fatto che non puoi usare i semi, li devi comprare per forza OGM, insomma, la dice tutta, no? Allora, al punto in cui siamo, secondo me, come diceva Auriti, o un intervento sovrannaturale, oppure qualcosa di veramente radicale, piccoli pannicelli, ma neanche le monete complementari, qua là, sì, possono essere fatte per in maniera, come dire, convincente per alcune situazioni, in casi particolari, ma come fai ad andare avanti? Cioè, non dico che non va bene, dico che non è una soluzione, è un pannicello caldo. Uno è ammalato grave, gli metti un pannicello caldo e prova un po' di sollievo, ma non è che sta guarendo. Si tratta solo di dare un po' di sollievo, perché la guarigione richiede un po' di altre cose. Il problema è che se non si comprende la vera causa, che non è neanche il signoraggio, insomma, parliamoci chiaro. Le cause, insomma, probabilmente non si andrà a dare una soluzione sempre sbagliata. Bene, la causa vera è la stupidità umana,
e la stupidità umana è fatta purtroppo del credere più a ciò che ti viene raccontato e non invece mettersi e osservare e capire di persona. Questa è la. Tu pensa se semplicemente la gente credesse a ciò che vede, a ciò che prova e non a tutta l'informazione. Stop, fine, sarebbe finito, l'incantesimo è finito. Capisci? Invece questa ipnosi continua e tutto si regge sull'informazione poi alla fine, tutto va, senza l'informazione come fai a ingannare popoli interi, a truffarli, a lanciare stili di vita, a far credere delle puttanate che non stanno né in cielo né in terra, a creare bisogni, a illudere, non puoi, il circo è quello, se spegni l'informazione la gente si sveglia da sola. Secondo te il potere mondiale sta perdendo pezzi, che sto vedendo un po' il discorso Siria, Egitto, Ungheria? Guarda, io credo che noi siamo sempre un po' indietro rispetto agli eventi, quindi abbiamo una lettura molte volte un po' più positiva di quella che è, altre volte più negativa, ma in questo caso credo che noi abbiamo una visione più positiva di quello che è. Io credo che a livello alto ci siano accordi, mica accordi, eccetera, eccetera. Questa è la mia idea, perché altrimenti non mi spiego tutto ciò che è accaduto con la Siria, non capisco la politica di Putin, cioè effettivamente c'è qualcosa che non mi quadra, non ho certezza su questo, vorrei vedere chi ce l'ha, tranne i diretti attori, ma c'è qualcosa che non mi quadra affatto. Perché? Perché Israele non mi viene mai toccata, cioè, capisci? Allora, ragioniamo sulla Siria, mi deve fornire o non deve fornire? Deve accettare o non deve accettare? Le altre non si toccano, capisci? Ma allora c'è qualcosa che non mi quadra. Vogliamo come dire, fare in modo che in quella zona si spenga l'incendio, eccetera. Ma ragazzi, dobbiamo circoscrivere l'intera zona. E allora andiamo a pigliare paese per paese e vediamo come stanno le cose. Se Putin non chiede questo, non riesce a ottenere e accetta tutto sommato, perché l'accetta, determinate condizioni, ma pare che adesso le navi americane oppure partiranno ugualmente, le armi americane saranno comunque da quelle parti. Quindi che cazzo vuol dire? Probabilmente, la vittoria di Putin, se Israele dice io non me ne frega un cazzo di quell'accordo, io non lo riconosco, quale vittoria abbiamo? Di fatto. Questa è la tattica dell'alzare la posta volta per volta, poco per volta, la gradualità, non sono abituato a fare, però c'è qualcosa che non capisco, perché fino a prova contraria la Russia di armi ne ha iosa. Ma probabilmente lì ci sono giochi e controgiochi ed certo. Equilibri internazionali e nazionali, sia all'interno dell'America che all'interno della Russia. Io credo che Obama abbia serie pressioni della serie noi ti abbiamo creato e noi ti distruggiamo, se noi ti diciamo che tu devi attaccare tu attacchi, o l'ONU è d'accordo o l'ONU non è d'accordo. Sì, ma l'ONU cos'è? L'ONU sono sempre loro, però lo tirano in ballo quando gli fa però comodo. All'interno dell'ONU c'è il voto della Russia, c'è il voto della Cina, sì, quindi comunque sì. Un veto lo potranno sempre mettere loro, no? Sì. Ma siamo sempre in quei giochi dei giochini, capisci Giuseppe? Siamo qua, in realtà, a che gioco giocare e secondo quale regole, lo decidono sempre loro. Loro decidono che a un certo punto di gioco con queste regole, non ti stanno bene, tutto il cazzo. No, ma la cosa che dà fastidio è che la gente non capisce come mai l'America continua, dopo tutti i disastri che ha fatto uno dietro l'altro, ad arrogarsi il diritto di fare il giustiziere internazionale. Giuseppe, ma è quello che dico, e Putin tutto sommato ha ancora una volta certificato questo ruolo di gendarme degli Stati Uniti sul resto del mondo, sul pianeta. Senza andare a vedere poi chi c'è dietro. Anche realmente. Perché, come ho detto pure a Vitali, no? Sia il segretario di Stato, sia Obama, fa dici quante armi hai e dove sono, no? Perché non gli chiedeva pure il numero di scarpe a quest'ora, no? Voglio dire, cioè, allora siamo noi italiani che se abbiamo un po' di sovrampizzico ancora di orgoglio di sovranità, dico Obama, quante basi hai in Italia in cui tieni testate atomiche e armi chimiche? No?
perché allora gli italiani dovrebbero noi non abbiamo diritto a niente, noi abbiamo tutto sommato il diritto, tra virgolette, di scegliere tra Bersani, Renzi, Monti, sta gente qua. No, le terze, quarte, quinte, seste, settime scelte di quelli che non sono neanche Cina, neanche all'interno. Come si fa poi a votare uno che dice se andiamo a votare adesso li asfaltiamo? Cioè io non veramente rimpiango Andreotti, rimpiango Spadolini, li sto rimpiangendo, prima li odiavo, adesso li sto rimpiangendo, ti giuro. Di quale Andreotti parlava, perché poi Andreotti ha assunto anche varie facce. Andreotti che insieme a Craxi cominciato a fare una certa politica estera, quello Andreotti mi piaceva. No, ma al di là di questo, a me di uno che dice se andiamo a votare adesso li asfaltiamo, perché a Firenze ho asfaltato già 130 chilometri di strada. Uno che dice così, voglio dire, con quale coraggio si può andare a votare? Non lo so io. Ma questo serve a motivare la sua base, no? I suoi sostenitori. È puramente motivazionale verso i sostenitori, perché deve vedere quando è lanciata l'intera nazione, diciamo così, e quando invece un messaggio per i propri sostenitori. Questo è un classico messaggio lanciato ai sostenitori. Gli asfaltiamo, è classico, no? Vinceremo, facciamo più. Siamo al fitto stadio. L'allenatore, no? Prima di far scendere in campo, andiamo, gli rompiamo il culo. Voglio dire, non a caso è così famoso per dirlo in inglese di Al Pacino all'interno dello spogliatoio in quel film, com'è? Ogni maledetta domenica. Se vai a vedere, c'è milioni di visualizzazioni su YouTube. E quindi, io ti devo arringare, devo dire che tu devi tirare fuori il meglio della tua... con questo tono, te lo comunque, io... Tu te la ricordi quella di Al Pacino? No, non me la ricordo, però me la Minuto per minuto, lui parla così, poi è Giannini che è un grandissimo doppiatore, perché la fortuna di Al Pacino anche Giannini. Doppiaggio, certo. Giannini è uno straordinario. Dicevo, comunque, io un po' di ottimismo ce l'ho. Anche se a quantomeno perché bisogna darsi un po' di coraggio per andare avanti, ma qualcosa. Ma è razionale o è una necessità emotiva? No. E con questa domanda credo che chiudiamo, senza risposta. La risposta alla prossima puntata, intanto tu ci pensi bene. Ciao carissimo. Va bene, stai buono, va. Ciao, ciao.